Equilibrio di valori al Mugello nel fine settimana del 7 e 8 settembre per il settimo appuntamento della Coppa Italia 2013. Le quattro gare hanno infatti incoronato quattro diversi vincitori. Sorpassi, emozioni e spettacolo per gara 1 della seconda divisione. Allo spegnersi del rosso lo start del Pullman Gurrieri è buono, ma dietro lo spunto migliore è di Crosa che con la sua Lotus 11 dalla terza fila si porta a ridosso di Gurrieri, superando Montali, rimasto fermo in griglia, e Fumagalli e Valli, tutti su BMW 320i. Gurrieri riesce però nelle prime curve a contenere Crosa, che a sua volta viene però insidiato e passato da Valli. Proprio il pilota di San Marino è fra i più veloci nelle prime battute e già al secondo giro si porta in testa. Altrettanto veloce è Bettera, Seat Leon Supercopa, partito ultimo in griglia per la cancellazione dei tempi in seguito alle verifiche post-qualifiche, che si porta subito in terza piazza. Al terzo giro, nuovo cambio al vertice con la Clio del campione in carica 2012 che si riporta in testa, con nel ruolo di inseguitore Bettera. I due allungano sul gruppo e in prossimità di metà gara ecco l'affondo di Bettera che passa in testa, proprio mentre ai box rientra Montali per la probabile rottura del differenziale. La gara riserva però un ulteriore sorpasso, con Gurrieri che si riprende la testa a 4 minuti dalla conclusione, andando poi a vincere davanti a Bettera e Valli. Gara 2 non è da meno, con subito un colpo di scena. Al via la frizione scivola di mano a Gurrieri e l'autore della pole viene subito penalizzato con un drive-thru. L'iniziale fuga è così vanificata, con strada libera per Bettera, di nuovo molto aggressivo nelle fasi iniziali, e Montali. Ritiro invece per Valli, costretto a rientrare ai box per un problema meccanico. L'ottimo Crosa, dopo i primi giri fianco a fianco con i primi, cede il passo alle vetture più veloci e a 5 minuti dalla fine anche il ritorno di Gurrieri, che scatenato, proprio a 30 secondi dalla fine, passa anche Montali conquistando la seconda piazza. Sfida a due per la prima gara della prima divisione. Al via dell'Onte, Lamborghini Super Trofeo, difende la testa della corsa con in seconda piazza Fondi, che sorprende De Bellis. Dietro questo terzetto anche Mazzolini, anche lui su una simile vettura di stoccata. I quattro di testa compiono i primi due giri sugli stessi tempi, racchiusi in meno di un secondo, con i tre inseguitori che si alternano in seconda posizione. Alla staccata della San Donato del terzo giro, il gruppo si divide, con Mazzolini leggermente lungo e poi in testa coda, e con la pompa della frizione che rallenta Fondi, costringendolo a finire la gara in quinta marcia. Inizia così una serrata sfida a due tra Dell'Onte e De Bellis, con il primo più veloce sul dritto e il secondo più agile nel misto. Un primo affondo di De Bellis al quarto giro viene subito replicato da Dell'Onte, che però si arrende dopo due tornate quando il rivale anticipa la sua mossa e guadagna preziosi metri prima del lungo rettilineo. Sul terzo gradino del podio sale Fondi, che resiste a Colaianni, Ferrari F430 GT Cup, e al ritorno di Mazzolini. Copione simile anche in gara 2, dove questa volta la spunta Dell'Onte. I due, come in gara 1, si danno battaglia per tutta la durata della gara, con De Bellis che però riesce solo in una circostanza a mettere le sue ruote davanti, prima che Dell'Onte si riprenda la testa per non lasciarla più fin sotto la bandiera a scacchi, dove il rivale arriva in scia. Completa nuovamente il podio Fondi, con Cappellari che dopo la fermazione di classe di gara 1 si ripete in gara 2 nella 996 Cup. Per tutti l'appuntamento è fra meno di un mese ad Imola, quando in occasione del weekend del 5-6 ottobre si disputerà l'ottavo e penultimo round 2013.